Per garantire il successo, segui semplicemente queste istruzioni rapide e facili. Innanzitutto, assicurati che i capelli siano privi di nodi e completamente asciutti. Successivamente, copri le spalle per proteggere i vestiti. Poi, separa i capelli in sezioni e applica il trattamento direttamente sul cuoio capelluto, lavorandolo dalle radici alle punte. Assicurati che tutte le sezioni siano completamente coperte. Per capelli spessi o infestazioni gravi, un pettine a denti larghi può aiutare a distribuire uniformemente il siero. Lascia il trattamento nei capelli per almeno 20 minuti. Per infestazioni gravi, lascialo agire per almeno 2 ore. Questo include il tempo di pettinatura. Uno dei molti vantaggi è che il trattamento rende i capelli più facili da pettinare. Quindi, una volta che i capelli sono coperti, puoi iniziare a rimuovere le lendini e i pidocchi. Usa il pettine bianco. Inizia dalla radice e scivola delicatamente lungo i capelli dalle radici alle punte, rimuovendo tutti i pidocchi, le uova e le lendini. Pulisci i residui su un fazzoletto e continua. Ripeti questi passaggi fino a quando tutto è chiaro. Ripeti questo processo sezione per sezione, fino a quando l'intera testa è libera dalle lendini. Per altri consigli sulla pettinatura, guarda il nostro video di istruzioni sul pettine. Consiglio della mamma! Per rimuovere rapidamente il siero, usa il detersivo per piatti. Applica acqua sui capelli e quindi massaggia il detersivo per piatti fino a quando non si formano bolle. Ripeti se necessario. Prosegui con il condizionatore come al solito. Per assicurarti che il ciclo di vita dei pidocchi sia interrotto, ripeti il trattamento dopo 7-9 giorni. Per infestazioni gravi, ripeti una terza volta altri 7-9 giorni dopo. Knit Knot è unico. La sua formula più densa soffoca pidocchi e uova, il che significa che i pidocchi non possono diventare immuni, come può accadere con altri prodotti. Se stai cercando un pettine di precisione per una rimozione più rapida e completa, il pettine Knit Knot è perfetto.